Dovremmo essere in collegamento con il professor Paolo Becchi, con il quale riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato ieri, con il quale parliamo anche del suo articolo che abbiamo citato in rassegna stampa, articolo a firma del professor Becchi e di Giuseppe Palma a proposito di una ideuzza, mi permetto di dire così, per sbarazzarci dall'euro, copiata anche dal governo inglese dell'ex premier britannico Cameron, ne parleremo dopo. Intanto però io do il benvenuto, il buongiorno al professor Paolo Becchi, poi apriremo anche le linee telefoniche più tardi per chi vorrà intervenire. Ricorderò i numeri di telefono. Intanto buongiorno professor Becchi e grazie per essere ancora con noi. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, io mi sono permesso di citare stamattina quel filmaccio del 73, filmaccio, si fa per dire perché in confronto a quelli di oggi era un capolavoro, era un film minore di Mario Monicelli, Vogliamo i colonnelli, dove si buttava in burla italica quella tendenza all'uomo forte che parrebbe essere tornata di moda, secondo quello che ci raccontano, lo stesso quotidiano sul quale lei scrive, Libero, che oggi apre la sua prima pagina con Renato Farina che dice, insomma, questa politica e la democrazia sono in crisi talmente profonda che si affidano e si arrendono anzi ai militari e ai magistrati. Anziché cambiare, i partiti per salvarsi la pelle si consegnano a poteri più forti e autorevoli, dietro ai quali mascherare i propri fallimenti. Berlusconi ha candidato Gallitelli perché ha fiutato i tempi che cambiano. Sul quotidiano La Verità viene citato anche un sondaggio dell'SVG, secondo cui circa un italiano su quattro, il 23% degli interpellati, vorrebbe un dittatore per 4 o 5 anni per cambiare le cose, per fare riforme serie e durature. Allora, questa è una fake news, come si dice adesso, cioè una balla spaziale, o stiamo parlando di qualcosa di serio? Perché l'altro tema del giorno è quello appunto delle fake news. Lei si è occupato, professore, anche del mondo internet, no? In relazione per esempio ai 5 Stelle. E allora tutto questo discorso è un filosofo oltretutto, e quindi questo discorso intorno alla verità, alla non verità, a sua volta che cos'è? Una balla o c'è qualcosa di solido? Perché mi pare di ricordare da quegli studioli, da quegli piccoli studi che avevo fatto in epoca universitaria che e di comunicazione, che la questione delle balle, delle bufale, delle bugie è antica come il mondo. Anzi, forse inizia proprio con Caino e Abele, la prima bugia. Anzi, con Adamo ed Eva, se vogliamo essere precisi. Quindi, di cosa stiamo parlando con questa storia delle fake news, secondo lei? È spuntato anche quel ragazzino, adesso che scrive Giacomo Amadori oggi sulla Verità, è come dire, amico degli 007 americani, baby hacker renziano, che è stato citato per attaccare Lega e 5 Stelle. Lei che idea si va facendo di tutto di questo bel panorama, dal quale poi mi spunta fuori anche l'uomo forte, il generale, il colonnello? Ma guarda, internet è stata per molti anni una fonte di liberazione, una fonte di pensiero libero, se vogliamo anche anarchico, dove ognuno poteva esprimere il proprio parere senza essere rimbrottato. E ahimè, ci si è resi conto che quel mondo di libertà andava messo sotto controllo. E adesso il tentativo è proprio questo, di mettere sotto controllo in tutti i modi possibili e immaginabili questo spazio di libertà, purtroppo è soltanto virtuale, ma che qualche volta da virtuale diventava reale, perché effettivamente la rete assumeva un'importanza estremamente gigantesca. Il Movimento 5 Stelle, come ha sempre ricordato Gianroberto Casaleggio, che è il suo fondatore, il suo ispiratore, è un movimento che è nato sulla rete. Ora, il grosso problema è che questa sfera di libertà doveva essere messa sotto controllo. E perché? Perché per l'appunto la sfera di libertà, ma comunque nel mondo virtuale, stava sempre più prendendo spazio all'interno del mondo reale. Così si è cominciato a dire che insomma, bisogna controllare le balle che sono presenti sulla rete, non rendendosi Ecco, conto allora, la chiedo scusa. che la realtà quotidiana, come ci viene presentata dagli altri media fondamentali, cioè dalla televisione, dai giornali, che costruiscono balle totali, sono lì che trovi effettivamente tutti i giorni un continuo mescolarsi di balle. La balla pigrastro, ve la ricordate?
stiamo per morire tutti, ci sono tutta una serie di situazioni tali per cui nel 2011 l'Italia doveva crollare. E quindi il baratro famoso dal quale ci ha salvato Mario Monti. Fate presto sui giornali da tutte le parti, e se non era una balla spaventosa quella che ha costretto l'ultimo governo eletto democraticamente, praticamente con un colpo di Stato costruito sulle balle, a cadere. E quelle sono le parti, ma se io dico questo, oggi vengo ripreso sulla rete, perché è falso, capite? Nel mondo completamente rovesciato, la verità è diventata una falsità. Ma mi scusi, professore, ecco, è diventata verità. A conforto di quello che sta dicendo, mi sembra un'altra balla, secondo me incredibile, quella sui famosi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro creati da Renzi, da quell'altro, eccetera. Allora, se noi consideriamo un'ora alla settimana un posto di lavoro, allora abbiamo un posto di lavoro, però il lavoro non ce l'abbiamo. O sbaglio? Il posto di lavoro, ma sai, il problema dei posti di lavoro è molto semplice. Se tu consideri tutti quei lavori di mini job, no? Appunto. Che usa dire, eccetera, no, lavoro saltuario, lavori in call center, lavori che sono sottopagati o pagati miseramente, allora è chiaro, il mondo del lavoro è aumentato, ma cosa è arrivato? Non è aumentata l'occupazione generale, è soltanto una situazione che nel tempo è diventata sempre peggio. Quindi voglio dire, il discorso sulla disoccupazione è di nuovo una falsa notizia, continuamente siamo in ripresa, ma dove la si vede la ripresa? Non c'è ripresa, il dato di fatto saliente è che purtroppo tutte queste cose che finora riuscivamo a mettere nella rete saremo sempre più controllati. Io ho fatto per la Leopolda un tweet e poi l'ho messo su Facebook, ironico chiaramente, no? La Leopolda c'era un casino disegnato come si usava ai tempi di quando esistevano i casini liberi, no? La casa di prostituzione, ho fatto una cosa così, ma era uno scherzo, era chiaramente ironico, inoffensivo, diciamo, no? E hanno bloccato la pagina Facebook, gli hanno bloccato la pagina Facebook a tutti coloro che riprendevano quell'immagine che era scherzosissima, la potete vedere tutti su Twitter, ha avuto mi pare 500-600 visualizzazioni o forse anche di più, non lo so. Ma ve ne rendete conto? Cioè, lì che era la sfera di libertà dove c'era un modo di poter reagire, anche lì siamo controllati. Ecco, a proposito di libertà. La grande paura è che nelle prossime elezioni, tenendo presente che ci sono personaggi come Salvini, come Sgarbi e come altri che hanno una grande importanza sulla rete, sulle pagine Facebook, è chiaro che ma reale, perché se tu guardi il numero di follower di Renzi sono enormi, ma sono fittizi, non sono reali, sto parlando di persone che veramente sono follower veri. A quel punto la potenza esplosiva, cioè se Sgarbi dovesse scrivere una cosa contro una persona sulla sua pagina Facebook, ma la distrugge domani. Perché? Perché ha una potenza di fuoco che è incredibile, no? Che non è paragonabile a nessun giornale, ma neanche al Corriere della Sera. Ora, questo è il dato di fatto, e loro hanno paura di questo. Ed è per questo che la rete dovrà essere controllata. Senti, a questo proposito, l'altro giorno Carrai, l'amico di Renzi, è presentato addirittura dal Corriere come il più grande esperto di cybersicurezza in Italia, Transeat, Carrai ha dichiarato che si sta studiando un logaritmo della verità.
un logaritmo per distinguere le notizie vere da quelle false, le cose accettabili da quelle no. Il che fa il paio con una proposta di legge affidata alla senatrice del PD, renziana ovviamente, Rosanna Filippin, che dice di modellare quanto è in vigore in Germania. No? Abbiamo una bozza, ha detto la senatrice del PD, che conta 8 articoli, ha come riferimento la legge in vigore in Germania sulle fake news. Abbiamo lavorato su quella, l'abbiamo adattata. Cosa succede in pratica secondo questa proposta di legge? Che sono Facebook e Twitter che sono invitati a vigilare sulla cosiddetta verità online prima che intervengano un magistrato o l'autority. Insomma, si delega a Facebook e Twitter di stabilire qual è la linea di confine tra il vero e il non vero, pena sanzioni. Quindi in ogni caso, se io segnalo una cosa che reputo non vera, Facebook e Twitter la dovranno sospendere cautelativamente, salvo il fatto che poi un domani io dimostri che avevo ragione io, però devo dimostrare che avevo ragione e intanto mi cuciono la bocca. Sarebbe questa qui la libertà? Non so, io mi sembra una roba veramente assurda. Ma lo so, è una cosa veramente assurda, ma che deriva dal fatto. Ora, io voglio dire, queste regole di cui stanno parlando adesso, le hanno mai applicate in televisione o su qualsiasi giornale? No, non l'hanno mai applicate. E perché devono applicarla allora alla rete? Non si capisce bene. Cioè, cosa vuol dire? Che sui giornali e alla televisione c'è soltanto la verità? Ma è pazzesco, basta che tu apri tutti i giorni Repubblica e ti viene il vomito cerebrale. Quindi voglio dire, dov'è il problema? È pieno di falsità, vivono sulla falsità istituzionalizzata. Se non scrivono cazzate, il giornale non riescono a venderlo. Ma il dato di fatto è questo. E chi li controlla? Ma chi controlla? Niente, in quel caso lì non c'è nessun controllo. Il controllo deve riguardare soltanto la rete, per forza. Perché nella rete si esprime il dissenso, nella rete si esprime il pensiero libero, nella rete si esprime il pensiero che non è allineato, e allora è chiaro che te la devo bloccare. Questo è il dato di fatto saliente. Ma secondo te, a parte il fatto che la legge non si farà, ma secondo te, professore, si arriverà in qualche modo in questa campagna elettorale a mettere il bavaglio? Ma c'è già, ripeto, l'ho sperimentato sulla mia pelle, una cosa ridicola, tutti la possono vedere questa immagine su Twitter mia, si viene da ridere perché chiaramente è stata ripresa da un sito che fa satira, quindi è chiaro che era una cosa del tutto innocua. Se ti bloccano una cosa del genere è chiaro che ti possono bloccare qualsiasi cosa e lo stanno già facendo. E il dato di fatto sarà questo, poiché Renzi si è reso conto e gli altri, il messaggio che deve passare è molto semplice: non volete più Renzi e vi ha rotto il cazzo, va benissimo, riprendetevi Berlusconi oppure Di Maio, avete l'alternativa, siete liberi cittadini italiani, avete la possibilità di riprendermi il vecchio Berlusconi, se volete il giovane riprendete Di Maio, ve l'abbiamo dato l'alternativa democratica. Per il resto non rompeteci i coglioni sulla rete, va bene? L'alternativa democratica ce l'avete, o uno o l'altro, che poi siano tutti e due uguali non importa, va benissimo così. Renzi non vi piace più, va bene. Cioè, i poteri forti ormai stanno puntando tutto, prima su una cosa: non andateci neanche a votare, tanto non serve un cazzo. La situazione italiana è tale per cui sarà un casino ingovernabile, non andate a votare. Volete proprio andare a votare? Ebbene, l'alternativa ce l'avete, Di Maio da una parte e Berlusconi dall'altra. Salvini, meglio neanche nominare più il suo nome. D'improvviso, non so se avete notato, d'improvviso l'unica persona che trovate su tutti i canali televisivi, su tutti i telegiornali, su tutte le televisioni private, pubbliche, su tutti i programmi, è una sola, Berlusconi. Eh sì, è diventato buono per Scalfari, buono per Fazio. Questa è la più grande fake news che si possa creare, perché stanno creando qualcosa che non esisteva, che era, diciamo, anche per via dell'età, 80 anni, eccetera, in fase decadente. Bene, lo stanno risuscitando tutti. Dovrebbero essere tutti in galera, dovrebbero essere tutti censurati. Questo cosa vuol dire, professore? Cosa vuol dire? Che Berlusconi è l'ultima speranza dell'establishment? Ma certamente, lui è l'ultima speranza. E per quello che da qui in avanti sarà questo. Oppure, se proprio volete, Di Maio, tanto non cambierebbe un cazzo lo stesso. Quindi, ma vabbè, il pericolo, glielo continuo a dire,
il pericolo per i poteri forti è Salvini, perché Salvini ha lanciato alcuni messaggi che sono chiari, andrebbe avanti con coerenza, ha dovuto ovviamente modificare la sua comunicazione. Come dicevamo ieri, come ha scritto sul suo articolo. L'ha dovuta modificare, ma questo non basta, da oggi in poi vi faranno vedere sempre, vedete, sta aumentando Forza Italia, guarda caso, mentre aumenta Forza Italia diminuisce la Lega, no? Il messaggio è questo, fondamentalmente, vedete come sta aumentando, e ti credo, se fai vedere Berlusconi dalla mattina alla sera, su tutti i giornali, su tutte le televisioni, di improvviso è diventato l'unto della patria. Poi la gente ci vede. Allora, nell'articolo che citavamo ieri, che è comparso domenica su Libero, a firma sempre sua e di Giuseppe Palma, lei a un certo punto scrive: Salvini gioca per vincere anche la sfida interna con Berlusconi, no? Per spostare una parte del consenso di quel che resta del ceto medio da Forza Italia alla Lega. Da qui anche la rielaborazione del concetto relativo all'euro, all'Europa, no? Abbiamo parlato della soluzione con i mini bot, che sono uno strumento per poi, diciamo così, affrontare anche un'eventuale uscita dall'euro. No? Sì. È una strategia diversa rispetto a quella del no euro nudo e crudo, diciamo così, ma la sostanza rimane intatta, lei argomenta. Quindi la sostanza è sempre quella. Si affronta il problema da un altro punto di vista, da un altro canale di entrata, quello del superamento della moneta unica. Allora però fare questa operazione, diciamo, di attrarre il consenso su questo punto nei confronti di Berlusconi, le faccio due domande. Non sarà un'operazione facile, presumo, no? Punto primo. Punto secondo, nel momento in cui il centrodestra dovesse davvero vincere, come lei ha anche ipotizzato, ma che garanzia ho poi io che vengano fatte le cose che si devono fare, che si vada in una certa direzione? Perché se Berlusconi è l'ultima speranza dell'establishment, è un elemento di freno al cambiamento, o no? Ma guarda, il primo punto, che poi è connesso al secondo, dipende da chi avrà un voto di più nella coalizione. Cioè, è stato detto da tutti, riconosciuto da tutti, che la linea politica poi sugli aspetti fondamentali sarà dettata dalla forza maggioritaria all'interno del centrodestra. È chiaro, il tentativo di pompare adesso Berlusconi è semplicemente per far sì che Berlusconi abbia un voto di più rispetto a Salvini all'interno della coalizione, in modo da poter dettare la linea. Ma nel momento in cui dovesse vincere Salvini in questo confronto interno, è chiaro che sarà lui a dettare la linea. Questo dovrebbe essere un accordo tra gentleman, cioè non c'è bisogno, a mio avviso, del notaio che farebbe quasi segno di dire non c'è proprio alcuna fiducia, eccetera. No, è un accordo che ci deve essere tra persone che sono politicamente amiche, che fanno parte della stessa collezione, che dice: vinci tu, la linea la dici tu, vince l'altro, la linea la vita l'altro. Ecco, questo secondo me è l'aspetto principale della cosa, e a quel punto si dovrà vedere effettivamente che cosa succede dopo le elezioni. Cioè, non c'è soltanto, ripeto, vedere chi vincerà, se il centrodestra o il Movimento 5 Stelle, perché il dato di fatto ormai mi sembra questo, ma all'interno del centrodestra chi avrà la maggioranza per poter indicare la linea da seguire. Bene, molto chiaro, molto chiaro, professore. Poi, allora, a questo punto io salto dall'articolo di domenica a quello di oggi, no? Perché chi vincerà nel centrodestra dipende magari anche da quanti voti prendono Sgarbi e Tremonti. È un altro dei punti su cui tu hai fatto delle osservazioni interessanti, no? Potrebbero essere, dici, questo partito di rinascimento di Tremonti e Sgarbi la sorpresa del prossimo campionato. E stante la legge elettorale che è stata approvata, un loro peso ce l'hanno per portare, no? Voti al centrodestra e fargli superare il famoso 40%, che potrebbe essere importante e determinante ai fini della formazione di una maggioranza. Benissimo. Tra le proposte fatte da Tremonti, tu oggi ne ricordi una, no? Che è applicabile anche alla moneta unica, secondo te e secondo Giuseppe Palma, che firma l'articolo con te. Ce ne vuoi parlare un attimo? Cosa? Sì, io ho trovato nel progetto politico di rinascimento, di questo nuovo progetto politico che proprio oggi pomeriggio
trova il suo battesimo, diciamo così, ufficiale a Roma, in una convention nazionale. E interessante in questo progetto politico un'idea che è parte del programma, che è quella di avanzare non tanto una richiesta di revisione dei trattati europei. La richiesta di revisione dei trattati, come cerchiamo di dimostrare negli articoli sia di ieri che di oggi, la richiesta di revisione dei trattati è una richiesta che necessariamente presenterà tempi lunghi, lunghissimi, e alla fine non arriverà a nessun risultato, perché poi alla fine siamo solo 27 paesi in Europa e per poter modificare qualsiasi cosa ci vuole l'unanimità. Ora, l'ipotesi di Tremonti, che mi sembra interessante, è quella di dire: ma perché non seguiamo il processo che ha seguito Cameron? Lui l'aveva seguito per cercare di mantenere la Gran Bretagna in Europa, poi abbiamo visto che con il referendum le cose sono andate diversamente. Però, insomma, ha chiesto uno stato di eccezionalità della Gran Bretagna, no? E le trattative sono andate avanti e effettivamente l'Europa aveva lasciato tutto un ampio margine di iniziative per che prima non aveva, di autonomia, di indipendenza alla Gran Bretagna. Allora Tremonti dice: ma perché non seguiamo, visto che questa procedura è già stata fatta in un caso, il caso della Gran Bretagna, perché non apriamo una trattativa in Europa, non tanto per la modifica dei trattati, quanto per introdurre un protocollo da aggiungere ai trattati che riguarda in particolare la situazione italiana? Ora, vedi qual è il problema. Il problema del centrodestra è che sappiamo che questo nuovo movimento farà parte della coalizione di centrodestra, insomma aderirà al centrodestra. Qual è il problema, a mio avviso, all'interno del centrodestra oggi? Ah, in realtà, ormai da quest'estate, in realtà, no? Che continuano a dire che si incontreranno per parlare del programma e non si incontrano mai, e ognuno spara le sue cazzate come vuole, cioè, capisci? Cioè, il problema fondamentale è si incontrano e fanno un programma comune e insistono su questi punti, ma assolutamente non si incontrano mica. Uno spara una cazzata e l'altro gli risponde il giorno dopo dicendo: guarda che non abbiamo neanche parlato. È chiaro che se non si incontri, cioè, uno spara il generale, il colonnello, se ne so io, oppure togliamo l'IVA dai cani, no? Uno si chiede: i gatti poverini dove mettiamo? Ma comunque se le spara tutte così, l'altro gli risponde: oh, dobbiamo anche parlare, che cazzo dici? Ma che figura è? Cioè, voglio dire, incontratevi, parlate, no? Fate un carto, una penna, uno mette qui 10 punti e dice: vabbè, questi sono i 10 punti, ne discutiamo, eccetera, come si fa normalmente, no? Invece no, quest'estate con Dragoni avevamo fatto un'impresa di pubblicare sul Libero, no? E un confronto tra i programmi di Forza Italia, i programmi della Lega, punti di dissenso, punti di incontro, eccetera. Arriviamo a un punto che addirittura nel mese di agosto risponde Berlusconi. Berlusconi ci risponde e dice: su questo sono d'accordo, si potrebbe fare così, colà, dà addirittura un certo in là a dire: ci starei forse anche sui minibot. Tutti si aspettano che il giorno dopo intervenga Salvini per dire: ah, ma se è così, facciamo subito il programma, a un cazzo, nessuna risposta. Allora uno dice: adesso questi continuano a parlarsi uno con l'altro, dice: tu hai detto al generale Balotelli? No, come si chiamano? Lo so. Gallitelli. No, il generale non mi piace, preferisco il comandante d'armata. Balotelli non è molto per l'ordine e la disciplina, diciamo, comunque. era un lapsus voluto, no? Vabbè, era per far capire che non ha senso. Cioè, stilate un programma dove dite: su questo punto c'è consenso e si va avanti. Plat tax,
tutti sono d'accordo, uno la ricotta la vuole lì, l'altro la ricotta la vuole là, però tutti dicono, tutti la vogliamo, vogliamo tutti i minori. E non siete d'accordo, no, vi incontrate e a questo punto mettete una cifra, la flat tax noi la mettiamo così, a questo livello. Ma non è che ci vuole tanto, ma ci incontreremo a settembre, ci incontreremo a ottobre, e vabbè. Ci incontreremo a novembre, un cazzo, quando è che ci incontro la settimana prima di, di andare a votare? Così che l'elettore, diciamo, poi tira le sue somme. Intanto, allora, se, professore, se lei può stare ancora con noi, apriamo anche le linee telefoniche, allo 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire in voce, ripeto, 02 66 20 35 29, oppure via sms, via WhatsApp al 346 64 27 756, ripeto, 346 64 27 756. Tra poco abbiamo una pausa obbligatoria, anzi ci andiamo subito e poi nel frattempo le linee sono aperte, potete mandare i vostri messaggi o intervenire in diretta. Tra pochissimo con noi di nuovo il professor Paolo Becchi. Rieccoci in onda, con noi il professor Paolo Becchi, un'ascoltatrice in linea allo 02 66 20 35 29. Se poi volete partecipare alla discussione via sms o via WhatsApp 346 64 27 756. Le telefonate sono due, nell'ordine andiamo allora con l'ascoltatrice. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Patrizia, chiamo dalla Sicilia perché Salvini Matteo è molto amato anche qui, nonostante appunto i giornali mascherino molto le notizie o comunque le potenzino, così come ha detto appunto il professor Becchi. Un invito chiedo al professor Becchi di diciamo spezzare una lancia per il discorso di questi partitini sovranisti dello zero virgola, perché sono quelli che faranno poi la differenza e rischiano di consegnare appunto di nuovo per l'ennesima volta l'Italia alla, per me alla Merkel e a Bruxelles attraverso Berlusconi, per carità. Insomma, Salvini ha una linea completamente, cioè no, diversa, vincente, per me vincente, quindi il professor Becchi sa che questa cosa ci preme molto. Bene. Allora, grazie a lei, l'altra telefonata, la passiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, buongiorno, sono Andrea da Ivrea, volevo innanzitutto fare un saluto al professor Becchi, io sono un suo vero follower, non di quelli che stanno lì, e volevo dargli due spunti per due cose, ma velocissime, se posso. Sì, prego, prego. Sì. Allora, la prima è sulle fake news. Premettendo che questi qua si devono mettere d'accordo, perché fino a 5-6 mesi fa ci dicevano che eravamo degli analfabeti funzionali, che vuol dire che leggo ma non capisco quello che leggo, mentre adesso invece sono suggestionabili dalle fake news, che sono articoli quindi leggo e capisco anche cosa scrivo. Quindi premettendo questa cosa qua, secondo me non sarà così facile controllare la rete. Perché Facebook, Twitter e tutti loro non sono enti benefici, quindi lo fanno per guadagnare. Se perdono, se verranno tacciati di non essere liberi, perderanno quote di mercato anche importanti e la gente comincerà ad andare su internet usando Tor, usando altri motori di ricerca e andando in altri siti, quindi loro perderebbero un po', non lo so quanto. Cioè controllarli è difficile anche per la Cina, che è la Cina, quindi bene. Io questo non lo so. E poi un'altra cosina veloce, però credo. Prego. Velocissima, che è su Berlusconi, premettendo che anche un campione calcistico può sbagliare un finale un rigore alla finale mondiale, penso che Berlusconi sia sceso in campo questa volta troppo presto, andrà in sovrapposizione mediatica e neanche tra tanto. Non è da lui, perché di solito lui recupera un pacco di punti negli ultimi 20 giorni. Quindi o farà un silenzio di un mese adesso, quindi lo sentiremo fino a Natale, poi fino a febbraio non lo sentiamo più, o se no è in sovrapposizione mediatica. Vabbè, abbiamo ancora una telefonata, poi la parola del professor Paolo Becchi. Pronto? Sono Gianni, ciao Giulio. Ciao Gianni. Un saluto al professore. Il generale Balotelli va bene. Come abbiamo avuto Cubico, se ti ricorderai bene, che ci hai anche insegnato molto bene, come Baco da Seta, che era uno dei saggi di Napolitano, quindi per dire,
comunque è logico che la Lega ha un programma che può piacere o non può piacere, e tutto il resto è una mistificazione contro Salvini, è operata naturalmente dal signor Berlusconi, che dagli amici mi guardi Dio e dai nemici mi guardo io. Bene, allora partiamo con i migliori auspici, questa alleanza, programma comune e via dicendo, professore. Ma guarda, alla prima domanda, anzitutto saluto tutti gli amici che hanno telefonato, Patrizia, la prima ascoltatrice, è chiaro che diciamo così i partitini potrebbero danneggiare anche la Lega, ma ci sono partitini e partitini. E Salvini potrà perdere qualche cosina scoprendosi un po' a destra attraverso Casa Pound, perché Casa Pound sta facendo un discorso che è molto radicalizzato, insomma sembra Salvini di un anno e mezzo fa, ecco. E allora è chiaro che potrà perdere un po' di voti in quella direzione, ma il gioco vale la candela, a mio avviso, perché perderà qualche voto di lì, ma io credo che ne acquisterà molto di più da quel fronte moderato che non se la sente più di votare comunque Berlusconi. E quindi credo che la cosa potrebbe essere bilanciata. Il discorso perché? Perché penso che ormai comunque Casa Pound è una forza che si è radicata sul territorio, non è escluso che addirittura possa toccare il 3%, e anche se non toccasse il 3% comunque insomma sta crescendo nel paese, questo è un dato di fatto. Cresce perché ovviamente insomma ci crescono alcuni bisogni sociali e sta facendo Casa Pound un discorso che è proprio relativo a questi bisogni sociali nazionali. Quindi voglio dire, c'è questa possibilità di perdita di voti della Lega a favore di questo soggetto. Gli altri partitini cosiddetti sovranisti che stanno blaterando adesso in particolare nella rete contro Salvini non hanno, a mio avviso, nessuna possibilità. Urlano tanto, insomma, ma non hanno alcuna forza consistente. Discorso diverso riguarda, a mio avviso, il Rinascimento, perché è una realtà nuova, non fa parte di queste forze, chiamiamole così, tra virgolette, identitarie, ha un altro profilo. Boh, che cosa succederà? È difficile dirlo al momento. Comunque in questo caso non ci sarebbe un pericolo di travasi di voti della Lega, perché l'elettorato della Lega è un elettorato diverso rispetto a quello a cui fa riferimento Sgarbi con Rinascimento. Il fatto è che nel bene e nel male, perché sappiamo che le coalizioni poi creano sempre dei problemi, è il fatto che tutte però queste forze politiche convergono e danno un minimo punto di comune e nella stessa coalizione potranno, io credo, creare una situazione che oggi nessuno sostiene, cioè la vittoria alle elezioni del centro, alle prossime elezioni politiche del centrodestra, con una maggioranza sia pur minima, ma che consentirà a chi vincerà nel centrodestra di governare. Tenetevi presente questo dato di fatto su cui voglio farvi riflettere. Prima delle elezioni in Sicilia, tutti i giornali, tutti i sondaggisti, sto parlando di grandi giornali, dicevano addirittura a urne appena chiuse, mi ricordo, andatevi a vedere queste cose, i pagnoncelli e tutta questa gente qua che viene pagata approssimatamente per fare questo lavoro di fake news, perché sono chiaramente sondaggi truccati, no? Ma di questo ovviamente non si parla, sono tutti truccati questi sondaggi. Allora la battaglia era proprio sul filo di lana, vincerà uno, vincerà l'altro, addirittura alcuni sondaggi li davano per vittoria Cancelleri.
Ora, noi queste cose le abbiamo dimenticate, abbiamo dimenticato quello che scriveva il Corriere della Sera, quello che scriveva Repubblica, eccetera. Nessuno, tranne il sottoscritto, che fu preso per un cretino, no? Scriveva che il centrodestra avrebbe, sia pur con una maggioranza risicatissima, vinta. Come è andata la cosa? Ora, io non lo so quello che succederà, ci saranno spaccature, rotture, tutto, ma il dato di fatto è che dal punto di vista aritmetico, finite le elezioni, sia pure risicatissima, Musumeci ha avuto la maggioranza. Mi sfido a trovare un giornale, non un giornale, sto parlando dei giornali Corriere, Repubblica, Stampa, e un sondaggista che avesse pronosticato questo risultato prima del voto. Non ce n'è uno, tutti sono appaiati, vincerà uno, vincerà l'altro, eccetera, tutti erano così. E allora cosa dovremmo fare? Incriminarli tutti? Perché bisognerebbe censurare tutti quegli articoli e bisognerebbe tutti quei servizi che sono stati profumatamente pagati farci restituire i soldi. C'è il dato di fatto che hanno contato delle balle. Allora, professore, abbiamo due telefonate ancora allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Giulio, buongiorno professore Becchis, mi chiamo Graziano. L'analisi che sta facendo lei, magari se posso essere un cretino anch'io, sicuramente lo sono, mi vede pensare ancora un po' più in là, il tridente formato da due ali e un centroavanti, che centroavanti è Berlusconi, un'ala... Pensavo Balotelli. No! un'ala è diciamo quel nuovo partito che tutti dicono che è così bello, così buono, che è sempre però berlusconiano, perché si tratta del Tremonti e di Sgarbi, del fino di Sgarbi, e poi un altro che tutti pensano che prenderà piede, che non faccio pubblicità, gli animali, no, anche lì di animali ci sarebbero, ce ne sono tanti in giro. Un'altra un'altra costoletta, ma questa qui è un accerchiamento che stanno facendo al nostro Matteo. È una cosa che è come la costa, no? Che si chiude, dentro c'è la perla o la vongola, dentro c'è la perla ostrica, dentro c'è la perla e fuori ci sono questi duri a morire, che poi però vengono poi tutte le volte messe dentro nel cestino dei rifiuti. E qui secondo me sta nascendo qualche cosa solo a discapito del nostro Bene. Matteo. Il tridente ostricato, un'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Luigi, chiamo dalla provincia di Milano. Io sono velocissimo, volevo giusto riguardo a Berlusconi, no? Guarda, a prescindere, diciamo che anche se uno firma un pezzo di carta messo poi dopo uno, diciamo una volta dopo le elezioni, fa quello che vuole, si è visto con i vari casini, Follini, Fini, robe varie. Però il problema principale di Berlusconi, ammesso anche, cosa che io non credo, che sia, diciamo, che abbia delle buone intenzioni, per me il suo grosso problema è che con gli interessi economici che ha è ricattabile, per cui lui con le sue, non potrà mai fare quello, perché si è visto anche nel 2011, finanze, robe varie, quindi con gli interessi economici che ha, fa televisioni, editori, i suoi affari, risulta ricattabile, diciamo, dalla finanza internazionale, per cui non Bene. Diciamo, per me è meglio perderlo che trovarlo. Grazie, buongiorno. Bene, allora il tridente ostricato contro Matteo Salvini, Berlusconi, il caimano, ex caimano, perché adesso è stato sdoganato da Scalfari, Fazi e tutto il sinistrume italiano, e i suoi interessi, per cui è ricattabile. Poi abbiamo una terza telefonata e sentiamo poi il professor Becchi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, sono Giancarlo, buongiorno professore. Io ho una domanda. Ho visto la foto che salutava Berlusconi là in Europa con le corna. Mi è capitato un qualcosa di scritto che diciamo che è il saluto dei massoni. E l'Europa vuole quella gente lì. La saluto. Bene, professor Becchi. Scusami, non ho capito bene l'ultima osservazione, forse ho sentito male, non,
Dunque, partivamo dal saluto di Berlusconi con le corna là in Europa, che è una roba un po' vecchiotta, per arrivare al saluto dei massoni, che non so qual è il link tra le due cose, se non che Berlusconi massone, non so se la domanda era quella lì. Guarda, anzitutto mi scuso se nella prima domanda poi non ho risposto agli altri, agli altri ascoltatori, certamente la rete è difficile controllarla, questo non lo metto in dubbio, però ci stanno provando, questo è il dato di fatto saliente. Ma concentriamoci sulle domande che riguardano il ruolo che sta svolgendo proprio attraverso i grandi mass media Berlusconi. E alcuni hanno detto, hanno sollevato, lo stanno cercando di rilanciare anche attraverso questi micro partitini al momento, tipo il Garbi, Tremonti e altre realtà. Però io devo dire una cosa, questo dovrebbe essere chiarito semmai da Salvini nelle discussioni con gli altri leader. Cioè si è detto che conta alla fine il partito che ha ricevuto più voti. Ma allora scusate, il partito che ha ricevuto più voti alla fine è o Forza Italia o la Lega o Fratelli d'Italia, che ne so io, ma insomma il dato di fatto. E si tratterà di vedere chi ha avuto più voti tra Forza Italia come partito e Lega come partito. Cioè gli altri partitini, a mio avviso, questo dovrebbe essere comunque chiarito, tipo satellitare, diciamo, tipo Sgarbi Tremonti, sono autonomi, cioè vengono a essere conteggiati all'interno della coalizione. Quindi potranno essere di aiuto per ottenere quella maggioranza che consenta al centrodestra di governare, ma la linea politica poi, se si è detto che dipende dal partito che ottiene la maggioranza dei voti, la maggioranza relativa dei voti, non riguarda Sgarbi o altri gruppi che possono sembrare collaterali, satellitari rispetto a Forza Italia. Quindi se le cose stanno così, Sgarbi non rappresenterebbe un pericolo, un danno per Salvini. Cioè questo è perché? Ma perché l'elettore di Salvini è un elettore, come ho detto prima, che ha un profilo identitario, soprattutto eccetera. Il pubblico di Sgarbi, di Tremonti, è sicuramente diverso. Quindi direi che bisogna semmai che tra i leader della coalizione si chiarisca questo punto. La linea poi la determina, anche se poi, come diceva un altro ascoltatore, i fatti si possono rompere il giorno dopo, però insomma almeno stabilire questo criterio metodologico, che poi voglio dire, la linea la determina il partito che ha preso più voti, ma non il partito già coalizzato con altre liste affini, che possono essere gli animalisti, che possono essere altri partiti. E certo, il discorso del Berlusconi ricattabile, vedete, il problema, al di là di ricattabile o meno, è questo, che la campagna elettorale si fa molto difficile, perché il Movimento 5 Stelle ha un argomento fortissimo, che è del tutto indipendente dal fatto che dove stanno governando, governano male, questo è sotto gli occhi di tutti, ma diventa irrilevante. C'è il dato di fatto su cui Di Maio può puntare, ma signori, Berlusconi non è il déjà vu, l'avete già visto, l'abbiamo già visto che cosa è successo, i risultati sono stati pressoché nulli rispetto a quello che lui aveva progettato per l'Italia. E cosa dobbiamo gridare? Nuovamente a lui il potere per fare che cosa? Visto che quando aveva un potere, una maggioranza, nell'ultima volta addirittura molto solida, non è riuscita a concludere niente, visto che adesso ha un'età per cui effettivamente potrebbe andarsi nei giardinetti con i nipotini, che ormai sono anche addirittura cresciutelli, cioè voglio dire, il grosso problema sarà questo. Quindi, ma è su questo che i poteri forti hanno puntato. Perché? Perché se tu metti Di Maio e l'alternativa non è la figura di Berlusconi, ma l'alternativa è Salvini, allora il discorso cambia, perché certamente tu puoi dire ma Salvini anche lui è un corno. È vero che la Lega è il più vecchio partito eccetera, ma è un partito completamente rinnovato,
che probabilmente modificherà lo statuto, che ha già comunque modificato, trasformato il nome, che segue una politica diversa rispetto a quella iniziale. Quindi c'è stata una trasformazione complessiva di questo partito ed è molto più difficile dire di scegliere tra Berlusconi, è molto più facile dire l'alternativa a Berlusconi o Di Maio, chi volete. Uno l'avete già provato, l'altro, e diamogli almeno questa possibilità, indipendentemente dal fatto che dove hanno governato nelle alcune città la cosa è stata catastrofica. Comunque a livello nazionale la prova non c'è ancora stata, diamogli questa possibilità. D'altra parte Berlusconi l'ha avuta e i risultati quali sono. In più c'è il discorso che faceva quella cosa, sì. È comunque ricattabile. Il giorno che dovessimo decidere di uscire dall'euro, distruggono tutte le aziende, boom, e ci ritroviamo nel 2011 dove lui alla fine ha ceduto. Capite? Tutto questo che cosa può provocare? Può provocare chiaramente che la gente o non va a votare perché dice vabbè, mi fanno schifo tutti e due, non ci vado proprio a votare, oppure vanno a votare e dicono ma no, diamo quest'ultima possibilità a Di Maio. Molto diverso se l'alternativa politica è attenzione. L'alternativa è tra un Di Maio che c'ha un programma, mi pare che è scritto di sono 200.000 pagine, cioè una cosa illeggibile, che ci vorrebbero 2 o 3 anni della vita di una persona per leggere il programma che ha fatto il Movimento 5 Stelle, nel senso che non si capisce un cazzo, c'è scritto tutto il contrario di tutto, rete, non rete, eccetera, non riescono neanche a stamparlo, per fortuna che ormai è tutto online, perché se stampasse ci vorrebbero, non so, una biblioteca intera, no? Questo è il programma del Movimento 5 Stelle, cioè vero. Dall'altra parte tu c'hai una forza politica che invece insomma ha dato delle linee abbastanza precise, poche ma determinate. A quel punto diventa molto più difficile. Invece no, la campagna elettorale del futuro sarà tra Berlusconi e Di Maio. E a quel punto non mi sorprende che il vecchio, vabbè, non fatemi dire chi è, ma l'ho capito subito, abbia detto vabbè, se l'alternativa è questa, mi va meglio Berlusconi. Questo è il trend, ragazzi, questo è il trend. Allora, a proposito di vecchi, riuscirà Salvini a opporsi a questa a questa immagine che da media, televisioni, giornali sarà propagandata continuamente, tutti i giorni, costantemente agli italiani in vista delle prossime elezioni? Questo è il grosso problema. Se lui riuscirà ad opporsi a questa immagine che ormai è quella che i poteri forti hanno determinato per l'Italia. Allora, ci avviamo alla conclusione della nostra conversazione. Intanto ci scrive via WhatsApp un ascoltatore: per un uomo che sia forte e nuovo come premier, si potrebbe sempre riesumare il senatore ad libitum Napolitano. Mentre aggiunge via SMS Patrizia, ci ricorda che oggi il New York Times legittima Casa Pound Italia come fenomeno interessante. C'è un articolo infatti del New York. È chiaro. Vedi anche questa notizia del New York Times. È evidente. Cioè, ma chi avrebbe pensato di vedere qualche mese fa Di Stefano, che per me va benissimo, niente da dire, a Piazza Pulita? Ma ve ne rendete conto? Cioè, è chiaro che si cerca di fare tutto perché si deve parlare di tutto ma non di Salvini, questo è il dato di fatto. Ecco, c'è Battista da Genova via SMS sempre che dice è timoroso, purtroppo l'analisi che il nostro Matteo sia sotto assedio dei vecchi e nuovi partiti di seme berlusconiano è una realtà, le idee della Lega rischiano di essere messe fuori gioco seriamente, scrive Battista dalla sua città, professore da Genova. Allora, noi dobbiamo salutarci qua, io ringrazio il professor Paolo Becchi, grazie professore per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, spero insomma di avere con questa chiacchierata un po' esposto la situazione attuale, i rischi ma anche le speranze, insomma certo. Bisogna cercare di lottare. Certo, la discussione c'è questa volta. Discussione aperta appunto, intanto grazie al professor Becchi.